Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente vi porto la decklist di quello che io chiamo Hopeless Dragon. Dico così perché all'epoca, quando lo giocavo io, almeno il nome con cui era indicato questo mazzo era questo. Oggi invece lo conosciamo in maniera un po' diversa con Norleras Dragon o Dark Dragons semplicemente. Prima di continuare, se siete nuovi del canale, benvenuti. Il mio canale si occupa appunto di retroformat, nello specifico Edison e Tengu Plant e in futuro spero di altri formati, quindi caso che siate interessati a questo tipo di contenuti, vi inviterei a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Inoltre vi ricordo il codice sconto SDragon5 sulla Gilda Store che per questo mese sarà alzato al 10% anche grazie a un piccolo evento di cui ne parlerò a fine video e anche in un post separato. Per chi mi conosce sa benissimo che questo è uno dei miei mazzi, se non il mio mazzo preferito del formato assieme al Disaster Dragon, ci sono i dragoni ciccioni e tutto oscurità. Quindi un po' sposa alla perfezione i miei gusti, ecco. Il mazzo non è assolutamente, secondo me, un T1, ma compete alla grande con i mazzi più forti del meta e soffre, diciamo, un casino, diciamo, il post-side se l'avversario gioca carte come Dd Crow o lo specchio imprigiona ombra. Quindi, detto questo, vi presento la mia versione dell'Hopeless Dragon. Per cominciare con i mostri abbiamo ovviamente i tre Red Eyes, bellissimi, assieme alle tre Viverne, giocate sempre 3-3. Poi già un po' mi distingo dal resto delle liste, secondo me, dato che gioco soltanto due rosso scuro, che li reputo giusti, ho preferito giocare, diciamo, il Drago Vizio Chiaro come terzo rosso scuro, concedetemi il termine. Perché questo? Allora, diciamo che lo rosso scuro è vero, è un 3000, bello grosso. Ed è uno dei mostri più forti del formato in termini di attacco. Tuttavia, diciamo che il mazzo soffre un po' da quei mazzi come per esempio X-Saber o anche contro un Hero se riescono a pompare per l'appunto l'Absolute Zero con qualche mostro acqua, che gli vanno un po' oltre con l'attacco. Di conseguenza, l'unica via d'uscita, anche contro un Gotthams per l'appunto, potrebbe essere il Norleras con il Fantasma del Caos, però capite che abbiamo poche maniere per contrattaccare in questa maniera, abbiamo una probabilità nettamente minore rispetto al Drago Vizio Chiaro, che appunto è un ottimo target per il baratto. Poi, cosa fa il suo effetto per chi non lo conoscesse? Praticamente, se questa carta attacca un mostro dell'avversario, l'attacco di questa carta diventa il doppio di quello dell'avversario. Quindi, innanzitutto, gli togliete un casino di punti di attacco se appunto il mostro è bello ciccione, facendo anche più danni nel loro rosso scuro. E inoltre può essere anche un ottimo target caso che appunto sia inutile nel cimitero o inutile in mano per Allure of Darkness e Tragodia che appunto poi vado a giocare. Quindi questo diciamo un po' il mio set drago, assieme vabbè, poi il drago armato scuro. E partiamo col reparto Dark classico, quindi abbiamo i tre Fantasmi del Caos, i due Norleras, tre creatori oscuri. Scusate, non giocatene due, giocatene tre perché diciamo è la vostra win condition paradossalmente. È vero che potrebbe farvi briccare, che è anche uno dei punti deboli del mazzo, però fidatevi che è la way out con il Fantasma del Caos e Norleras, perché se fate Fantasma del Caos, Norleras con un po' di mostri al cimitero avete, e pescate lui, fidatevi che è quasi completamente GG, dato che riuscite a scombare un casino. E infine, cioè, per continuare, poi abbiamo il reparto guerriero che sono i tre Grefg e la Necrogardna. Diciamo, la Necrogardna ci aiuta a prevenire alcuni danni, un target di rota. E mentre il Dark Grefg è un po' una delle carte che velocizzano il mazzo, dato che il nostro obiettivo primario, sottolineiamolo, è quello di mandare, diciamo, Norleras al cimitero. E la nostra combo, diciamo, migliore per iniziare sarebbe appunto il Dark Grefg con il Fantasma del Caos che ci butta il Norleras al cimitero. Questo lo chiamo ovviamente speciale. Caliamo lui e effetto Norleras e buttiamo tutto al cimitero. Questa, diciamo, è la combo basic del mazzo, sì, è un mazzo abbastanza ignorante. Poi gioco lo zombie un toro, ovviamente per avere un po' di accessibilità con i sincro, avere più giocate. E mia tech personale
il Summoner Monk, dato che allora questa è una carta che secondo me non capisco perché non sia ben considerata in questo mazzo, dato che il nostro obiettivo, come appunto vi ho citato poco fa, è quello di evocare il Fantasma del Caos con il Norleras. E usare l'effetto di Norleras, scusate. Diciamo che il Summoner Monk può aiutarci un casino in questo, perché non è detto che appunto questi due vengano subito in mano assieme, però possiamo magari avere più probabilità di calarlo grazie al Summoner Monk, evocare lui tramite il Summoner Monk, scartarci la magia, abbiamo Norleras e fare diciamo i nostri porci comodi. Poi possiamo anche utilizzarlo per evocarci una viverna caso che abbiamo un Red Ice in mano. Diciamo abbastanza versatile come carta e appunto ve la consiglio. Poi gioco Gorz e io personalmente preferisco giocare anche la Traguodia, come dicono gli inglesi, gli americani. Dato che appunto il mazzo bricca già un po' di suo, ci aiuta a prevenire altri danni. Per me in Edison è una carta veramente, veramente forte, ci può aiutare anche con lo zombie un tour a cercare diciamo il nostro sincro più conveniente, anche se appunto 4-2 diciamo è la giocata, l'unica forse. Ah no, c'è anche la Necroguard, no? Quindi abbiamo più possibilità di evocare sincro, però appunto non gioco l'ondata gelida per questioni di slot, anche perché non mi sono trovato bene. Diciamo che sono stato indeciso fra ondata gelida, quindi la Cold Wave, e la Tracodia. Quindi fate un po' secondo i vostri gusti di base. Per le magie, dato che trappole anche non le giochiamo, giochiamo 3 Upstart Goblin, vogliamo giocare a 37 carte, 3 baratti, ovviamente, visto il notevole numero appunto di mostri di livello 8. Fusione futura, che è di base il motore del mazzo per il nostro reparto drago. Poi gioco solo un sarcofago d'oro. È vero che averne due aumenta la possibilità di stare un po' più sicuri, però dall'altra parte è anche vero che in quei due turni in più facevano la differenza, quindi ho preferito dare spazio ad altro e giocare mono sarcofago d'oro, e onestamente io mi sono trovato non bene ma benissimo rispetto a due, almeno in questo mazzo. Poi gioco, vabbè, l'Allure, distruggi carte, la rota, per appunto abbiamo i Grefer e la Sentinella, la Foolish Burial, Ivistor e ritorno totale. E ripeto, se appunto Tragodia non vi piace, o magari volete giocare a 38 carte, potete giocare la Cold Wave, che è un'ottima carta. Extra deck abbastanza standard, ovviamente abbiamo lui che è la carta principale, un Chimera Tech per sicurezza, l'Androide, Catastrophe, Brionac, il Goyo. Questo è ottimo. Diciamo che l'Iron Chain Dragon, diciamo che i mostri principali che andremo a calare sono, vabbè, l'oro, dato che 4-2-6 per l'untore, anche se è 2-8, quindi vabbè, Black Rose, l'Arcidemone, lo Stardust, Dark and Dragon, Dominatore di Pensiero, il Colossal Fighter e il Mistur. Infine per il side abbiamo due Kokimeru Drago, gioco tre Draghi Infernali, due Cyber Dragon, ora vi spiego perché, anzi, faccio vedere subito. 3 draghi infernali, perché appunto giochiamo i 3 deck Devastation Virus. Potremmo sostituire, che ne so, i Norleras e i Fantasmi del Caos con loro, quindi andare per una versione un po' più drago, scendetevi il termine, quindi inseriamo anche loro, anche se un po' cozzano con il vostro mazzo, però giustamente dovete sì darli contro i mazzi appositi, quindi darete più fastidio agli avversari che a voi. Poi gioco un tifone, un twister, un turbine. Anche il terzo non sarebbe affatto male, perché di base questo è un mazzo che, ripeto, soffre un sacco di side. Diciamo, quando gioco io con gli altri c'è sempre il Gravekeeper di turno che dà un sacco fastidio. Carte anche, come dicevo all'inizio video, come Specchio Imprigiona Ombra, Royal Oppression, tutti questi tipi di carte danno un sacco fastidio, quindi diciamo è opportuno giocare almeno queste qui, e se riuscite anche un altro turbine. Poi gioco due decreti, e infine, sempre altra mia touch personale in questo mazzo inside, preferisco giocare un ritorno dall'altra dimensione. Questo perché appunto l'avversario,
quasi al 100% VVC Dera contro e DD Crow, dato che sono praticamente win condition in questo mazzo. E un po' con questa carta andiamo a sfruttare parzialmente la giocata da parte dell'avversario col DD Crow. Questo non vuol dire, sono onesto, so come sempre con voi, che giocate queste e avete vinto contro DD Crow, no. Però può aiutarvi appunto a arginare parte della giocata del TT Crew. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, ragazzi. Come al solito, vi ricordo sempre di lasciare sempre il mi piace, un commento e iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto. E se siete interessati a far parte della mia community su Discord, che pian piano sta crescendo, seguitemi anche sulle pagine social, anche se volete mandarmi qualche messaggio, qualche suggerimento per il canale, insomma, qualsiasi cosa avete bisogno di un consiglio, cerco sempre di rispondere quando possibile, insomma. Anche se volete fare qualche partita, io difficilmente ci sono, però alcuni appunto della community del Discord sono disponibili appunto a giocare, quindi potrebbe anche nascere qualche vostra nuova amicizia, non lo so. Prima di salutarci, vi accenno all'evento organizzato dalla Gilda che, se siete giocatori di formato avanzato, vi consiglierei di darci un'occhiata. In vista del nazionale di quest'anno, la Gilda ha ben pensato di svolgere la seconda edizione della Gilda Cup, un torneo con appunto formato avanzato che si svolgerà a Busto Arsizio il 28 maggio, presso il Parco Comerio, in via Pace 8, con un judge ufficiale Konami presente in sala. Se siete della zona o a prescindere siete interessati all'evento, vi consiglierei di andare per diversi motivi. Prima cosa, la Gilda Cup si svolge a una settimana dal nazionale, quindi potrete testare il vostro mazzo e ridurre quindi le vostre incertezze. La location è facilmente raggiungibile una volta arrivati a Milano Centrale e giocare in un parco durante questa stagione direi che è anche l'ideale. Inoltre avrete nel prezzo di iscrizione tre buste espansione, una penna ed un blocchetto segnapunti, più una busta aggiuntiva nel montepremi per ogni giocatore. Il prezzo per l'ingresso è di 20,90 anziché 25 € se acquistato online prima del 21 maggio, che, attenzione, potete ridurre ulteriormente tramite il mio codice sconto, con il quale appunto risparmierete qualcosina e supporterete il canale. Ovviamente qui sotto in descrizione del video troverete il link per l'iscrizione e maggiori informazioni in merito al torneo.